Ricordo che abbiamo introdotto la quantizzazione scalare. Affrontiamo un caso particolare della quantizzazione scalare. E guardiamo, diamo un'occhiata alla quantizzazione unitaria. Nella quantizzazione uniforme, le regioni di quantizzazione R con K per K che va da 2 a N-1 hanno tutte la stessa ampiezza delta, sono tutti intervalli hanno la stessa ampiezza delta. E delta è chiamato passo di quantizzazione. Ho escluso il primo perché il primo va da meno infinito alla con 1 e l'ultimo perché l'ultimo va da con n a più infinito. E i valori di restituzione invece? X cappuccio con 2 X cappuccio con n-1 sono i punti medi dell'intervallo. Quindi se il primo intervallo è R con 1 che va da infinito a con 1, il secondo intervallo è R con 2 che va da con 2 a con 3, il punto medio è A con 2 più A con 3 mezzi. L'ultimo punto va da A con N-1 a infinito, quindi il penultimo punto va da con N-2 ad A con N-1, quindi abbiamo A con N-2 più A con N-1 diviso 2, insomma i punti medi. Va bene? Che è la cosa più scontata che ci sia. Anche per la quantizzazione scalare avevamo la stessa definizione di X cappuccio, no? È sempre comunque, anche se è sempre il punto medio dell'intervallo. Allora, nel caso di quantizzazione non uniforme, linea di principio uno potrebbe definire come punto di restituzione, non necessariamente il punto medio, ma un qualsiasi punto all'interno dell'intervallo di quantizzazione. Poi nella pratica uno prende, soprattutto se l'intervallo è piuttosto piccolo, prende il punto medio. In quella uniforme, grazie, prende esattamente il punto medio. Ora lo vediamo meglio perché ci è voluto più tempo a scrivere queste due cose alla lavagna che non a descriverlo. Il punto fondamentale è che se io ho detto che tutti gli intervalli hanno la stessa ampiezza, allora conta soltanto l'inizio e il primo intervallo, perché poi sono tutti quanti definiti. Una volta che ho l'inizio e il primo intervallo sarà da infinito con 1, il secondo da con 1 a con 1 più delta, il terzo da con 1 più delta da con 1 più 2 delta e così via. Quindi conta un solo parametro, delta, il passo di quantizzazione e il primo intervallo. E così i punti di restituzione, perché se ho tutti gli intervalli ho anche i punti medi. Quindi tutto questo quantizzatore è determinato da due parametri, il passo di quantizzazione delta e l'inizio dell'intervallo di quantizzazione. Ok? Quindi sono solo due parametri, non n livelli di restituzione più n intervalli che sono definiti da n-1 estremi. Cioè in un quantizzatore scalare io devo definire tutti gli intervalli e tutti i punti di restituzione. I punti di restituzione sono n, gli intervalli sono definiti da n+1 estremi, n-1. E quindi ho due n più 1 variabili che posso controllare per minimizzare il rate a parità di distorsione oppure minimizzare la distorsione a parità di rate. Insomma, per ottimizzare il quantizzatore ho due n più 1 variabili. In quello invece uniforme ho solo due variabili, il passo di quantizzazione e l'inizio degli intervalli di quantizzazione.
Scusi, il numero degli intervalli di quantizzazione non è un parametro? Fissato il numero di intervalli di quantizzazione. Ok? Solo per farvi capire, questo è un problema molto più semplice perché ho molto meno variabili da settare, e questo significa anche che la soluzione ha pure la... il quantizzatore così progettato offrirà prestazioni inferiori al quantizzatore invece che non ha tutti questi vincoli. Una cosa è risolvere il problema minimo del rate col vincolo che la distorsione sia minore o uguale a una certa distorsione limite, dico 0, oppure il problema minimo della distorsione col vincolo che il rate sia minore o uguale di un rate massimo R con 0. Una cosa è risolvere questi due problemi di ottimizzazione quando ho 2n più 1 gradi di libertà, posso variare 2n più 1 variabili, e una cosa invece è risolvere questi problemi quando posso variare solo due variabili, il passo di quantizzazione e l'inizio di intervalli di quantizzazione. In questo caso raggiungerò prestazioni molto migliori di queste. Infatti quello è un caso particolare di questo. Ok? Ma descriviamolo meglio e con un grafico. Il grafico sarà quello della caratteristica ingresso-uscita e fa capire molto meglio la situazione. È lo stesso grafico che ho fatto ieri, ma come vedete stavolta l'intervallo è un di 60 ampiezza. X variabile dipendente, quella che ho disegnato al tratto continuo è la caratteristica del quantizzatore e il valore restituito X cappuccio che ha il caratteristico andamento a gradino. Questo è il primo intervallo di quantizzazione, questo è il passo di quantizzazione, quindi è delta, quindi questo punto è delta, questo è 2 delta, 3 delta, 4 delta, meno 2 delta, meno 3 delta, meno 4 delta, e questi sono i livelli di restituzione, quindi qui abbiamo delta mezzi, 3 mezzi di delta, 5 mezzi di delta, 7 mezzi di delta, perché sono i punti medi, cioè questo intervallo qui va da 0 a delta, il punto medio è delta mezzi, restituisce delta mezzi. Questo va da delta a 2 delta, il punto medio è 3 mezzi di delta, restituisce 3 mezzi di delta e così via, sopra e sotto. Qui magari disegno con una linea continua ma leggera
la retta y uguale x, quella in cui l'uscita è uguale all'ingresso stesso, cioè quella in cui ho a che fare con una trasformazione identica, cioè quella in cui non c'è quantizzazione, perché se l'uscita è uguale all'ingresso non ho quantizzato. Ok? C'è la classica funzione a gradino, c'è la retta y uguale x, la funzione a gradino è la caratteristica ingresso uscita del quantizzatore, c'è la funzione q di x, gli step a gradino sono tutti quanti uguali a delta, 0 delta, delta 2 delta, delta 2 delta, 3 delta e così via, e i valori di istituzione sono i punti medi, delta mezzi, 3 mezzi delta, delta e così via. Diamo quindi un'occhiata all'errore che si commette in questo caso. E facciamo un disegno che ce lo rappresenti. L'errore è la differenza fra il valore restituito, cioè quello quantizzato, x cappuccio, e il valore vero. Cappuccio meno x, quindi la differenza fra quella funzione a gradino e la retta y uguale x. Allora capite bene che ci sono subito, si vede, ci sono due regioni. In questa regione qui l'errore che commetto è limitato, perché in ognuno di questi intervallini qui il massimo errore che si può commettere è delta mezzi, perché se il valore vero è x, x è pari a delta mezzi, io restituisco delta mezzi, non commetto alcun errore. Ma l'errore massimo lo commetto quando x è vicinissima agli estremi dell'intervallo di quantizzazione, cioè vicino delta o vicino zero. In questo caso commetterò un errore piuttosto grande e negativo, che è meno delta mezzi. In quest'altro caso io ho che la funzione, che il valore del campione è zero, restituisco delta mezzi, commetto un errore pari a delta mezzi. Quindi se sto in questa regione qui il massimo errore che posso commettere è delta mezzi, se sto in questa regione qui il massimo errore che posso commettere è delta mezzi, in tutta questa zona qua il massimo errore che posso commettere è delta mezzi, e sarà delta mezzi qui, quando arrivo qui fai 0, e quando arrivo qui è meno delta mezzi, quindi una retta inclinata a 45 gradi che vale da delta mezzi a meno delta mezzi, e fa così. Stessa cosa nell'altro intervallino. Quando invece esco fuori l'intervallino, beh, l'errore può essere grande a piacere, perché se x è molto grande io restituisco soltanto meno 7 mezzi delta, mentre x invece poteva essere grande quanto volevo, e quindi la differenza tra meno 7 mezzi delta e x grande a piacere è un numero negativo il cui modulo è grande a piacere, quindi va verso infinito, meno infinito. Di qui l'andamento invece è lo stesso, ma Thank you.
Quindi questo è l'andamento della funzione errore. Va bene? Quindi come vi dicevo, io vedo che sono definibili due regioni ben definite, appunto. La regione compresa fra il minimo e il massimo da meno 4 delta a più 4 delta, che è simmetrica rispetto all'origine e magari ha un'ampiezza, silenzio per favore ragazzi, 2x con n, ok? È la semiampiezza di destra e n è il numero di intervalli di quantizzazione, in questo caso è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e quindi è pari a n delta, ok? E in genere se n viene preso con una potenza di 2 è 2 alla n delta, va bene? Dove n è il numero di che sto utilizzando, questa è l'ampiezza. 2 n delta, perché n? Perché qui ho n livelli di restituzione e n fa 8. Cioè no, 4 a destra e 4 a sinistra. Ah, ok? Il pedice n qua mi sta soltanto ricordando che è l'intervallo di valori che viene quantizzato quando sto utilizzando n livelli. Ed è simmetrico, quindi io ho utilizzato x con n e la semiampiezza. L'ampiezza totale è due volte quel numero. E questa, in questa zona qui, l'errore rimane limitato all'intervallo meno delta mezzi, delta mezzi, quindi in questa zona e con x il modulo è sempre minore delta mezzi, è controllato l'errore ed è piuttosto piccolo. In questa zona l'errore si chiama errore granulare. L'errore si commette quando il campione a quantizzare si trova in quella zona, si chiama errore granulare. In quest'altra due zone qui invece l'errore non è limitato, ok? Non solo, ma il valore di restituzione del quantizzatore è saturato. In questa zona si dice che il quantizzatore è andato in sovraccarico, il valore a quantizzare è troppo grande e restituisco il valore limite che ho. L'errore si commette qui, si chiama errore di sovraccarico. Stessa cosa qui. Ok? Un paio di osservazioni. Chiaramente io vorrei trovarmi sempre in questa zona qui, piuttosto che in questa, perché qui l'errore che commetto può essere molto grande. Tuttavia, se la probabilità che il campione sto quantizzando, x, in modulo non sia troppo grande, quanto troppo grande? Beh, più grande del valore massimo che ho indicato con x con n qui.
Bene, se questa probabilità è molto meno di 1, questa zona qui si chiama dinamica del quantizzatore. Questa è la dinamica, cioè i massimi valori che, in cui la, l'uscita, quindi il valore restituito, cioè quello quantizzato, viene quantizzato con un errore granulare. Insomma, qui riesco a quantizzarlo, qui il punto è che non avevo bit sufficienti. In questa zona, nella dinamica del quantizzatore, cioè questa zona, il quantizzatore funziona bene, qui viene messo a carico, questa è la sua dinamica. Tuttavia, se la probabilità che il valore da quantizzare ecceda x con n è molto meno di 1, possiamo trascurare l'errore di sovraccarico. Quindi l'errore di sovraccarico è trascurabile quando la probabilità che il quantizzatore vada in sovraccarico è trascurabile, cioè molto meno di 1. Ma per andare a sovraccarico vuol dire che il valore che sto quantizzando deve essere molto grande, più grande della dinamica. Se questo qui, questo evento qui, cioè il valore che sto quantizzando è maggiore della dinamica, ha una probabilità molto meno di 1, allora posso trascurare quell'errore. Questo succede per esempio se l'alfabeto del campione è incluso in meno x con n x con n, cioè semplicemente che la variabile che sto quantizzando non può proprio prendere valori troppo grandi, è limitata per esempio, e sarà sempre così perché immaginate che io sto acquisendo il segnale attraverso un microfono. Poi quel segnale verrà amplificato da qualche parte, ma il microfono a un certo punto satura, non può dare tutti gli infiniti valori. Anche se io fossi in grado di parlare a potenza infinita, il microfono raccoglie un segnale fino a una certa ampiezza e poi si ferma. Quindi saremo sempre in questo caso. Tuttavia, a un punto di vista teorico, possiamo anche analizzare il caso in cui la variabile x non è limitata, il suo alfabeto è tutto R, però se il caso in cui la proprietà che vada sopra x con n è molto piccola, possiamo comunque trascurare quell'errore. Un altro esempio è quando il valore RMS di x, xRMS, cioè la media di x quadro di t, perché è un campione, ricordate che questo è il campione, sotto radice, ma stiamo parlando quindi della radice della potenza di x. Bene, se il valore RMS di x è molto minore della dinamica x con n, allora questa condizione è verificata, ovvio. Se il valore RMS di x è molto minore di x con n, vuol dire che il segnale sta sempre in questa zona la gran parte dei casi. Perché? Lo potete dimostrare subito con la disuguaglianza di Markov. Infatti in questo caso quella probabilità lì, e la scrivo più sotto, la potete scrivere, siccome sono quantità positive, come la probabilità che x quadro è maggiore di x con n. Ma quando avete la probabilità che una variabile positiva è maggiore di un numero, la potete sempre maggiorare con la disuguaglianza di Markov, come la media di quella variabile diviso questo numero. Ma la media di x quadro si chiama valore quadratico medio. Il valore RMS di x è molto minore della dinamica, allora questa probabilità può essere maggiorata da valore RMS di x sulla dinamica al quadrato, che è molto minore di 1 per ipotesi. Questo è un altro caso in cui posso trascurare il rumore di sovraccarico.
Altra osservazione. La densità di probabilità del campione cappesimo, fatela indicare in questa maniera: F densità di probabilità di X del campione di sto campione, quantizzando, e alfa la variabile dipendente, questa è una funzione, è più o meno costante, e chiaramente questa costante dipende dal punto in cui si trova X. Se mi trovo nel cappesimo intervallo di quantizzazione avrà un valore più o meno costante C con K. E se questo è vero per ogni K, allora e ora spieghiamo come sto dicendo. L'errore granulare è ben modellato come uniforme distribuita in intervallo a meno delta mezzi delta mezzi. Scusate un attimo. Ragazzi, stavo facendo lezione, minimo di silenzio perché mi è registrata. Mi puoi mettere questo sulla porta? Dicevamo, la densità di X, che magari ha questo andamento, ok? E poi va a zero. Nel cappesimo intervallo di quantizzazione, magari questo qui è R con K e questo è anche delta, è, vedete, quasi costante. Qui la funzione F con X di alfa è quasi una costante, che chiaramente dipende da K, perché ho una certa costante qui, qui avrò un'altra costante, qui avrò un'altra ancora costante. Ok, questo è il caso che ho descritto sopra. Questo deve essere vero per ogni x che sta qui dentro e deve essere vero per tutti gli intervalli di quantizzazione. Questa è quella condizione che ho scritto di sopra. Se succede questo, allora l'errore granulare è modellabile come una variabile aleatoria uniforme. Meno delta mezzi, delta mezzi. Ora, che l'ampiezza dell'uniforme sia meno delta mezzi è ovvio, perché qui dentro è questa l'ampiezza. Non può essere più grande di meno delta mezzi. Quello che non è ovvio è che sia uniforme. E allora vi faccio vedere che è davvero uniforme. Ma è facile da vedere perché se io vi dico che l'errore è una funzione di x e quindi è una variabile aleatoria, perché x è una variabile aleatoria e l'errore, che è una funzione di x, è una funzione di una variabile aleatoria, è dunque essa stessa una variabile aleatoria. Dato che io mi trovo nel cappesimo intervallo di quantizzazione, quindi una variabile aleatoria condizionata, l'errore è x cappuccio, in questo caso è x cappuccio con k meno x, perché se mi condiziono al fatto che mi trovo nel cappesimo intervallo di quantizzazione, x cappuccio è il cappesimo valore di restituzione, meno x perché l'errore è definito come x cappuccio meno x.
Ma allora vedete che la mia variabile aleatoria errore è una funzione lineare di x. E ho appena detto che x, dato che x appartiene al cappesimo intervallo di segnalazione, è una uniforme. Perché è uniforme? Perché ovviamente con l'intervallo la densità è quasi piatta e quindi è uniforme con l'intervallo. E allora, se questa variabile condizionata è uniforme, l'errore condizionato, che è una costante meno uniforme, è essa stessa uniforme. Che succede se una variabile uniforme ci sottraete sommate una costante? La spostate soltanto, ma sempre uniforme rimane. Ok? E allora la variabile errore è per ogni x uniforme, condizionata ogni x. Quando fate l'incondizionata, state mediando tante variabili aleatorie, tutte uniformi, è sempre uniforme. Ma è ovvio, scusate, se io mi trovo qui e qui dentro la probabilità di x è quasi piatta, vuol dire posso stare tanto a destra tanto a sinistra, e allora l'errore potrà essere tanto positivo tanto negativo nell'intervallo meno delta mezzi delta mezzi uniforme meno delta mezzi delta mezzi. Ok? È chiaro questo passaggio? E chiaramente questo è verificato se il passo di quantizzazione è sufficientemente piccolo, perché magari la densità f con x può essere anche molto variabile velocemente, insomma avere parecchi picchi, ma se il passo di quantizzazione è sufficientemente stretto, in quell'intervallo sarà prima o poi costante, a meno che non contiene delle delte, perché è una variabile discreta, discreto continuo, ma non è questo il caso. Terza osservazione, nei casi in cui valgono la 1 e la 2, allora la potenza dell'errore, cioè il valore quadratico medio dell'errore, prima devo considerare sia l'errore granulare che l'errore di quantizzazione di sovraccarico, ma siccome vale la 1 posso considerare solo l'errore granulare, perché quello di sovraccarico non c'è, abbiamo detto che vale anche la 1. E allora devo valutare il valore quadratico medio dell'errore granulare, ma se vale la 2 l'errore granulare è una uniforme in meno delta mezzi delta mezzi, e allora devo valutare il valore quadratico medio di un uniforme in meno delta mezzi delta mezzi, ma lo so già quant'è, è una variabile aleatoria uniforme a meno di nulla, valore quadratico medio uguale varianza uguale ampiezza di intervallo al quadrato dodicesimo, l'ampiezza è delta, al quadrato fa delta quadro dodicesimo. E sarà più o meno sempre questo il caso, se uno fa un buon quantizzatore uniforme lo fa in modo tale che valgono sia 1 che 2, e di conseguenza il rapporto segnale rumore di quantizzazione, che è la potenza del segnale diviso la potenza dell'errore, è pi con x diviso delta quadro dodicesimo. Va bene? Delta, vi ricordo che è il passo di quantizzazione, che è fissato. E quanto vale? E beh, tutto l'intervallo di quantizzazione, che è 2x con n, diviso il numero di livelli che sto utilizzando, che sono n.
o se preferite è 2x con n diviso 2 ln i se prendo il numero di livelli di potenza di 2. E quindi, come vedete, maggiore il numero di bit di restituzione, maggiore sarà il numero di livelli di restituzione, più fitta sarà la griglia di quantizzazione, cioè più piccolo sarà il passo di quantizzazione e minore sarà l'errore di quantizzazione. Di conseguenza maggiore sarà il rapporto segnale-rumore di quantizzazione. Ok? Più aumento il numero di livelli e più quell'intervallo di quantizzazione fissato viene quantizzato un numero maggiore di livelli, più il passo di quantizzazione diventa piccolo e più l'errore di quantizzazione diventa piccolo e di conseguenza il rapporto segnale-rumore di quantizzazione diventa grande. Ok? Se non avete domande, facciamo un esercizio. C'è un motivo per cui scegliamo di non rappresentare mai lo zero? Cioè, perché ho visto che anche le altre lezioni non l'abbiamo messo. Allora, non è che... Allora, come detto, il quantizzatore uniforme dipende solo da due parametri. L'ampiezza dell'intervallo di quantizzazione è uno di questi punti, perché fissiamo che questi punti tutti gli altri sono determinati, ad esempio il primo, da qui poi vado a botte di delta. In questo caso io ho fatto solo un esempio di quantizzatore uniforme, perché qui avevo una variabile aleatoria magari che prendeva valori tra meno 4 delta e 4 delta. Ma se io ho da quantizzare una variabile aleatoria, perché il mio messaggio è una variabile aleatoria, cambio il mio messaggio su una variabile aleatoria, che prende solo valori positivi, allora io chiaramente non avrei mai messo questa griglia di quantizzazione qui, l'avrei spostata qua. Se so che i campioni x del messaggio, cioè il messaggio x di t, campionato x di kt, x del kt lo chiamo x per comodità, bene, che questo campione x so che prende valori positivi compresi fra 0 e 5, allora gli n livelli di quantizzazione li metto tutti quanti nell'intervallo 0,5, quindi questa griglia qua deve pensare di spostarla e metterla fra 0 e 5. Ok? La mettete dove prende valore il segnale che sto analizzando. In questo esempio l'ho fatta simmetrica, l'ho fatta senza considerare lo zero, così posso andare a meno 4 delta a 4 delta e questo intervallo è simmetrico. E l'ho dovuto fare così perché c'è un numero di livelli pari, anzi, potenza è 2. Se io avessi utilizzato invece che 8 livelli di restituzione, avessi utilizzato 7, potevo farla capitale, uno di questi scompariva, la traslavo verso destra e prendevo anche lo 0. Ok? Tutto sta a la variabile con cui avete a che fare. Va bene. Facciamo un esercizio. Allora, abbiamo un segnale SSL x di t i cui campioni x di kt hanno densità di probabilità 1/2 lambda di alfa mezzi finestra triangolare, ok? Abbiamo utilizzato un quantizzatore uniforme a 4 livelli su meno 2 e 2. Trovare la densità di probabilità dell'errore e l'SQNR. Ok? Quindi
c'era il segnale X e T che è stato campionato, ottengo i campioni X di K e T. Ogni campione ha densità questa finestra triangolare. Ogni campione viene quantizzato utilizzando un quantizzatore uniforme a 4 livelli e viene quantizzato soltanto l'intervallo meno 2,2. Del resto non mi importa nulla. Trovare la densità di probabilità dell'errore e ritrovare poi l'SQNR, che sarà il rapporto segnale-rumore di quantizzazione. Qui dovrò fare la potenza del segnale, che la posso calcolare perché ho la sua densità, diviso la potenza del rumore, che posso calcolare perché ho appena trovato la sua densità di probabilità. Quindi, se il testo dell'esercizio è chiaro, la prima cosa da fare è capire che aspetto abbia questa densità di probabilità. È una finestra triangolare, alfa mezzi in modulo minore di 1, quindi alfa minore di 2 in modulo, quindi vado da meno 2 a 2. Altezza 1,5, e a conferma che una densità di probabilità, la sua area è 4 per 1,5 diviso 2, 1, area unitaria, quindi una densità di probabilità, perché è positiva e ha area unitaria. Quindi il campione X prende valori qua dentro, non può prendere valori maggiori di 2 o minori di meno 2, perché la sua densità di probabilità in questa zona qui fa 0. E quindi si capisce perché viene quantizzato soltanto l'intervallo tra meno 2 e 2, perché il campione X prende valori in meno 2 e 2. Ricordate questa densità di X, quindi il campione sta qua. Non solo, ma vedo che prende con maggiore probabilità valori piccoli, qui la zona, la densità di probabilità è grande, e con minore probabilità valori grandi. In questa zona la densità è piccola e quindi la probabilità che prenda questi valori è piccola, e addirittura con probabilità nulla che prenda valori maggiori in modulo di 2. Beh, allora se questa è la situazione, mi sembra chiaro che quando si quantizza l'intervallo meno 2 e 2 con 4 livelli, le 4 regioni di quantizzazione sono meno 2, meno 1, meno 1, 0, 0, 1 e 1, 2. E i valori di restituzione sono questo, questo, quindi meno 3 mezzi, meno 1 mezzo, 1 mezzo, 3 mezzi, perché ho utilizzato 4 livelli, quindi ho 4 regioni, e l'intervallo meno 2, 2 diviso in 4 regioni vuol dire che ogni regione è ampia 1. Come vedete, è soddisfatta la prima ipotesi, quella che la probabilità che X prenda valori al di sopra della dinamica del quantizzatore è molto piccola, in questo caso 0, non va mai fuori meno 2, 2. Ma non è verificata la seconda ipotesi, quella in cui la densità di probabilità della campione X che stiamo quantizzando è circa uguale a costante nell'intervallo di quantizzazione. Infatti, se prendete un intervallo di quantizzazione qui e lo andate a guardare, questa non è certamente una funzione più o meno costante, perché il passo è troppo grande. Se fosse stato più piccolo avrei potuto dire che è più o meno costante. Qui vedete, in 0,1 passa da 1,5 a 1,4, si è dimezzata. Beh, non è più una cosa che si dimezza nell'intervallo, non è più o meno costante. Quindi la densità di probabilità dell'errore non è in generale quella di uniforme, dobbiamo calcolarla. Come facciamo a ricavare la densità di probabilità della variabile aleatoria errore? La variabile aleatoria errore è una funzione di una variabile aleatoria x. E allora, per calcolare la densità di probabilità di una funzione di una variabile aleatoria,
basta applicare le tecniche che avete studiato all'esame di probabilità di informazione sulle trasformazioni di variabili aleatorie, perché questo ha tutti gli effetti di una trasformazione di una variabile aleatoria. Direi che vale la pena anche disegnarla questa trasformazione, perché se vi ricordate come si calcolava la densità di probabilità, un passaggio molto importante era quello di disegnare come prima cosa la trasformazione. Una volta che avete la trasformazione, poi sarà molto più semplice calcolare la densità di probabilità di quella trasformazione di variabili aleatorie. La trasformazione disegno qui sotto perché mi risulta piuttosto comodo. Questa è con x, l'errore, 1, 2, meno 1, meno 2, un mezzo, meno un mezzo, e abbiamo già visto che l'andamento era questo. Dente di sega. Ok. È lo stesso disegno di prima. Ho evitato di disegnare la zona di sovraccarico perché il quantizzatore non va mai in sovraccarico, quindi non ha proprio senso per utilizzare o disegnare la trasformazione in una zona in cui la variabile aleatoria prende valori con probabilità nulla. Fare il disegno più grande in basso. Come si calcola la densità della trasformazione di una variabile aleatoria? C'è la formuletta che si può ricordare, ma molto più semplice è calcolarsi la CDF e poi derivarla. È quello che faremo noi. La CDF della probabilità dell'errore è la probabilità che l'errore è minore o uguale di alfa. Ma questa è chiaramente uno se alfa è maggiore di un mezzo, perché l'errore è compreso fra meno un mezzo, quindi se io vi chiedo quant'è la probabilità che l'errore è più piccolo di alfa con alfa maggiore di un mezzo, è sempre più piccolo di un mezzo di alfa, ok? Quindi se alfa è un numero maggiore di 1, ad esempio alfa uguale 4, l'errore è sempre minore di 4 e quindi la probabilità che l'errore sia più piccolo di 4 fa 1. Per lo stesso motivo, se
alfa è uguale a meno 7, la probabilità che l'errore sia più piccolo di meno 7 fa 0, perché l'errore è compreso tra meno mezzo e mezzo, quindi non può essere più piccolo di meno mezzo. Quindi per ogni alfa più piccolo di meno mezzo, la probabilità che l'errore sia più piccolo di questo alfa, quindi stia qua sotto, è 0, perché l'errore sta di sopra. L'unico caso in cui la probabilità, la CDF, ha un valore non immediato da calcolare è quando alfa lo metto, è un parametro che è compreso tra meno mezzo e mezzo, qui in mezzo dovrò calcolarlo. Quindi se alfa in modulo è più piccolo di un mezzo è tutto da vedere. Quindi che devo fare? Devo mettere un livello alfa, ad esempio alfa sta qua, e devo chiedermi in quali casi l'errore è più piccolo di questo alfa che ho appena segnato. Ok, lo faccio vedere da sopra e sotto. Quando sta qua sopra la probabilità che sia più piccolo di questo numero è 1, quando sta qua in mezzo devo calcolare. Quando sta qua sotto la probabilità che l'errore sia più piccolo di questo numero è 0, perché l'errore sta tutto sopra. In quali casi l'errore sta al di sotto di questo livello alfa? Facile, basta guardare la funzione. In questa zona qua l'errore sta al di sotto, lo vedete? In quest'altra zona qui l'errore è al di sotto di quel livello. In quest'altra zona qui l'errore sta al di sotto, e infine in quest'altra zona l'errore è al di sotto. In tutte quelle zone l'errore sta al di sotto di alfa. Questa è alfa, l'errore è la linea continua. Quindi l'errore è più piccolo di alfa quando x appartiene a uno di questi insiemi qui. Bisogna solo capire quali sono gli estremi di questo insieme. Alcuni estremi li vedo subito, perché questo punto qui si chiama meno 1, questo si chiama meno 2 anche se non è estremo, questo è 0, questo è 1 e questo è 2. Rimangono soltanto gli estremi di sinistra, questo, questo, questo e questo, ma sono molto semplici da calcolare perché io so le equazioni di questa retta. So la y, calcolo la x. Infatti questa retta che equazione ha? Ricordate che è una retta inclinata a 45 gradi, perché si chiama x cappuccio meno x, quindi è meno x il coefficiente angolare, e passa per un mezzo. Quindi questa retta qui ha equazione y uguale un mezzo meno x. Quindi sull'asse x, se metto alfa sull'asse y, ritrovo alfa meno un mezzo. Quindi questo punto qua si chiama alfa meno un mezzo. Ok? Mezzo meno alfa, scusate, devo invertire questo, questo si chiama alfa, devo trovare x, x lo porto di qua, c'è un mezzo meno alfa, anche perché alfa era più piccolo di un mezzo, veniva un numero negativo, mentre qui invece l'ho rappresentato nell'asse, nel semiasse positivo delle x, non era possibile. E gli altri punti? Ma è facile, sono tutti sfalsati a destra e a sinistra di un'unità. Quindi questo punto qua è 1 più di quello precedente, questo punto qua è 1 meno quello precedente, e quello precedente meno 1,
e questo è quello precedente meno 2. Quindi questo punto qua si chiama 3 mezzi meno alfa, questo punto qua si chiama 1 mezzo meno alfa meno 1, quindi meno 1 mezzo meno alfa, e questo è 1 mezzo meno alfa meno 2, quindi meno 3 mezzi meno alfa. Quindi ho tutti gli estremi che mi servivano. Fatemi chiamare questo insieme qui A di alfa, va bene? Che è meno 3 mezzi meno alfa meno 1 unito meno 1 mezzo meno alfa 0 unito 1 mezzo meno alfa 1 unito 3 mezzi meno alfa 2. Insomma, ho dato un nome a questo insieme qua, perché altrimenti mi costa fatica portarmelo dietro. Questo insieme qua, vedete? Questo intervallo unito questo intervallo unito questo intervallo unito questo intervallo. Quindi quella probabilità che stiamo cercando prima, cioè che l'errore sia minore di alfa, in questo caso qua si scrive semplicemente come la proprietà che x appartiene ad A di alfa. Perché se l'argomento x sta in quell'insieme, se l'argomento dell'errore x, cioè se la della trasformazione di x, cioè se x sta in questo insieme qua, in uno qualsiasi di questi quattro intervalli, allora l'errore sarà più piccolo di alfa. Ok? Ma come si calcola la probabilità che x appartenga a un insieme alfa? Integrale della densità. F con x in, mi serve un'altra variabile, t in dt. Ok? La densità è questa qui, due spezzate. L'insieme alfa l'abbiamo appena descritto, è questa roba qui, e l'integrale di quella funzione è l'area sottesa. Quindi mi serve quest'area qui, quest'area qui, questa e questa. Insomma, mi serve l'area di 1, 2, 3 trapezzi più l'area di un triangolo. Dico che conosco tutto, perché la base la conosco, è una funzione di alfa, l'altezza la conosco perché conosco questa retta, conosco tutto. Scusate, la base era questa. Base maggiore e base minore, l'altezza è questa che conosco, calcolo immediatamente quella integrale, e se ve lo fate viene una cosa molto semplice, perché magicamente tutto si semplifica e viene fuori alfa più un mezzo. Finisco questo esercizio e poi facciamo un attimo di pausa. Quindi un disegno della CDF è questo.
ma questa è la CDF di una uniforme. Infatti, se derivate la CDF, ottenete la PDF e la derivata di alfa più mezzo fa 1. La derivata invece di una costante qui fuori fa 0. E questa è la CDF di una uniforme. Quindi in questo caso l'errore di quantizzazione è solo granulare ed è uniforme. Ma non perché è approssimativamente uguale a una distribuzione uniforme. È proprio non uniforme, l'abbiamo appena calcolato. E non perché il passo di quantizzazione è molto piccolo. Perché quella è la distribuzione della x e con quel passo di quantizzazione ecco la distribuzione dell'errore che viene fuori. Avete domande? Voglio solo cancellare questo grafico, a questo punto non serve, e terminare l'esercizio calcolando l'SQNR, perché la densità l'abbiamo trovata. Possiamo calcolare l'SQNR. L'SQNR è la potenza del segnale sulla potenza dell'errore, cioè il valore quadratico medio della x sul valore quadratico medio dell'errore e, ma è l'errore quadratico medio di una variabile aleatoria la cui densità è un triangolo, facile, integrale di alfa quadro per il triangolo in d alfa. Lo risolvo immediatamente, perché è un termine di alfa quadro per il triangolo è un'altra retta, quindi avremo un polinomio dell'ordine 3, il cui integrale è facilissimo. Se lo fate viene, io l'ho fatto poco fa, viene 2 terzi. Per alfa quadro, la densità è una finestra rettangolare di alfa. È un dodicesimo. E il rapporto quindi è 2 terzi diviso un dodicesimo, quindi 2 terzi per 12, 12 diviso 3 fa 4 per 2 fa 8, che sono circa 9 decibel.